change that a little bit. Allora, io so che alcune tombe purtroppo hanno perso gli eredi, cioè alcune di quelle famiglie nobili che avete visto non ci sono più gli eredi, quindi la manutenzione purtroppo decade. E nell'ultimo periodo molte famiglie hanno cercato, che l'hanno visto in biblioteca, diciamo, di fare una ricerca genealogica, comunque in qualche modo di riuscire ad entrare anche in possesso di queste tombe. Io sono molto favorevole, perché se lo scopo, il futuro è la manutenzione della tomba, sicuramente è meglio fare così, perché sennò il rischio che purtroppo si perda la memoria storica, perché alla fine è quello che si perde, è quello. Perché come dicevo appunto, io vedo la tomba al cimitero, come può essere un museo, una chiesa, un parco, la stessa ottica, non ci vedo nulla di sconvolgente. Cioè, quando mi dicevano, perché non fai un concerto al cimitero? Perché scusate, in primavera e in autunno, dove c'è la Magnolia, beh, un concerto non ci sta a vedere. Nel viale alberato c'è la chiaia, un bellissimo concerto, quindi un ragazzo della Vassura, dell'Accademia Pianistica, chi vuole partecipare benissimo, sarebbe il perfetto. Non penso che disturbiamo nessuno, sicuramente è una cosa molto inquietante. Allora, il problema dei, diciamo, dei danni al cimitero è dovuto a vari fattori. Il primo, che comunque si è costruito molto in fretta, i materiali molto spesso erano scadenti, poi sotto al cimitero, dalla parte lì scorrono dei rii. Quindi non era proprio un terreno completamente stabile, quindi quello probabilmente non ha aiutato la conservazione della, diciamo, di tutto la. E poi c'è anche il discorso della gestione, è comunque un costo, ma il discorso di mantenere tutto. E quindi, diciamo, da una parte, giustamente adesso si sta cercando con finanziamenti europei non solo di riuscire ad salvare i salvabili, sicuramente da parte nostra si bisogna mantenere vivo l'interesse, per questo che. Cioè, io le faccio perché sono sicuro che se si mantiene vivo il ricordo si evitano cose come l'anfiteatro romano o altre cose che sono successe a Imola. Manteniamo vivo il ricordo, c'è ancora. Perché non è protetto dalla sovrintendenza delle arti? Così. Probabilmente sì. La parte sicuramente vincolata, la parte ottocentesca sicuramente ci sono quelle, sì. Però diciamo la parte storica c'è sia nel chiostro ma anche nelle altre parti, forse quelle più danneggiate non sono neanche il chiostro ma sono quelle dove c'è vicino la tomba di Costa e le altre parti, cioè alcune tombe sono trasennate da molti anni, quindi le mie foto erano fatte anche attraverso la rete, che immagini parenti non è il massimo sicuramente, perché alla fine lì ci siamo tutti purtroppo, i ricchi, i poveri, tutte le classi sociali, e purtroppo il fatto che è pubblico ci mette uguale davanti a tutti quanti, però la gestione è complicata, speriamo che si riesca, ma non pensate che la Certosa abbia meno problemi, la Certosa, la tomba di Baruffi, che sepolta la Certosa, le sculture furono rubate, le sculture della sua tomba furono rubate, quindi non è che, io sono andato a fare una visita alla Certosa nel 2003, cercavo con la mia collega la tomba di Giordani. Gaetano Giordani era di Budrio, è stato praticamente il primo direttore della Pinacoteca di Bologna, la Pinacoteca Nazionale. E il direttore Camarotto a suo tempo non aveva un'immagine di questo direttore, non esistevano perché i dipinti, i suoi autoritratti erano al ginnasio e furono persi probabilmente con bombardamento, non si sono più trovati. E lui muore, avendo già seppellito la prima moglie e i due figli prima di lui, muore e non si trovava la tomba, se non si trovava dove era. Io mi sono messo a cercarla con la mia collega, ho detto, ascolta, è morto più o meno nel 73, sarà in questa zona qui. Abbiamo cercato tutta la mattina, abbiamo trovato la lapide. Com'era messa la lapide? Il bassorilievo era sprofondato all'interno della lapide, capovolto così. Quindi cosa ho fatto? L'ho girata, l'ho fotografata, l'ho portata al direttore e gli ho detto, guarda il Camarotto, che questa è l'unica immagine che avete del direttore. Due anni dopo dovevano fare 200 anni della nascita della Pinacoteca di Bologna, cercate di salvare la tomba, perché se no perdete l'immagine che avete del vostro direttore, i ritratti li avete già persi purtroppo per questioni belliche, però sono tantissime e lì diciamo ci sono associazioni che mi sono iscritto tempo fa, cioè periodicamente tutte le settimane organizzano eventi, incontri, concerti, visite, tutti come se fosse una cosa ovviamente normalissima. E poi c'è, cioè, questa è una cosa che c'è in tutte le città italiane, grandi o piccole, hanno cimiteri importanti, ci può essere Faenza, Lugo, quando abbiamo fatto un incontro sulle Pievi, abbiamo fatto le foto anche al cimitero di Russi. Il cimitero di Russi, in questo caso era quello di San Pancrazio, aveva tutte le tombe della parte più antica con le cancellate in ferro battuto.
stupende, cioè mi sono messo come palme, che erano veramente belle da, anche dal punto di vista, è comunque una tradizione, quindi è meglio, secondo me è meglio censirle e ricordarle, perché sennò si perde la memoria, si perde la memoria siamo rovinati. Grazie per la domanda. Io ho posto un itinerario neoclassico e feci vedere tutte le tombe sono neoclassiche del cimitero di Imola e le avevo abbinate con i palazzi, con le famiglie, quindi associavo il palazzo Alessandretti alla tomba, il palazzo Ginnasi alla tomba, è un modo di collegarle perché non sono cose staccate, il fatto di seppellire fuori dalla città, sempre il rischio lì, tu vuoi allontanare la morte dalla tua vita, quindi metti fuori la città. Una volta il cimitero era praticamente in città e si andavano a fare il mercato al cimitero, come se fosse un luogo di vita quotidiana. Allontanarlo fuori dalla città è un rischio di dimenticare, e questo è un errore molto grave che si può correre. E, in altri posti diciamo che si è visto meno, ma questa è una tradizione più nostra, in altri paesi non c'è assolutamente. Però il fatto di abbinarlo sicuramente aiuta. Infatti io tutte le volte faccio ricerche in biblioteca in altri posti, quando nomino un personaggio io dico sì, la terza tomba a destra, perché io ti associo. Per me sono ovviamente chi fa le ricerche è normale che diventi così, gli associo le cose come se fosse normale. Però veramente no, è un percorso che sconvolge. Come cose si è cambiato in poco tempo e sono cambiato tanto. Proprio la concezione, anche tomba dal posto, avete visto, nessuno ricorderebbe l'avo e benefattore del patrimonio, chi è che lo ricorda? Nessuno scrive una cosa al giorno d'oggi, nessuno, però all'epoca non c'era questo problema qui, quindi che fosse una cosa sentita o non sentita dai nipoti Rossi e dal posto, questo non lo sappiamo, sicuramente l'hanno scritto, su quello non ci piove, però sì. Io mi ricordo ancora, questo 2009, feci una visita, e c'erano molti dei nobili imolesi, ancora viventi all'epoca, e mi ricordo davanti alla tomba Rossi, c'è fu appunto il conte che mi disse guarda, qui c'è il mio cugino e lì c'è lo spazio per me. Quindi cioè, è comunque un modo di sentire il ricordo vivo, perché alla fine dei conti, sì, quando io ho scritto nella slide è un posto vivo della città, vivo, non l'ho messo per sbaglio, perché è vero. Ma da visto in quest'ottica qui, cioè come dicevo, questo penso che lo dicesse Foscolo, se ricordo bene, cioè noi le persone finché le ricordiamo sono in vita. Questa è la. Se le dimentichiamo, non le ricordiamo più, sono morte veramente. Finché si mantiene il ricordo di quello che hanno fatto, che hanno detto, che hanno vissuto, si mantiene il ricordo delle persone. Tutto qui. Questa è proprio un'ottica fuori dall'ottica cristiana, proprio di più generale, dall'ottica diciamo universale sicuramente. C'è qualche altra domanda? Ma quanti frati ci sono ancora adesso nel convento? I frati, soprattutto i frati francescani, sono fluttuanti, no? Noi abbiamo una cosa del movimento, di muoverci. Attualmente sono 4 frati, di cui uno molto malato, però prossimamente ci sarà un cambiamento, quindi saranno 5 prossimamente. Però ma quindi noi noi la nostra comunità è al minimo devono essere 3 per fare comunità. Normalmente il numero è 4-5, poi con la carenza di vocazioni. Ma noi possiamo dire, vista l'apparizione della Madonna, di essere quasi famosi come Lourdes? Perché da noi non c'è questo. Anche di più di Lourdes, il problema è che magari a Lourdes ci sono le piscine, qualcuno va lì, viene guarito, eccetera. Noi penso che la devozione alla donna non può e non deve essere solo collegata a un interesse immediato o così, solo di sanazio di qualche malattia, no? Le devozioni sono anche abbastanza, come dire, localizzate, cioè ciascuno c'ha anche la sua. Nello studio comparato alle religioni eccetera ci sono alcune caratteristiche per esempio che ritornano, i santuari sono spesso, quasi sempre poco fuori dal centro abitato, magari su una collina per cui bisogna camminare, bisogna salire, cioè, ci sono alcuni elementi che ritornano, chiaramente anche il Pilatello è ideale, non solo per avere il cimitero un po' fuori dall'amore ma anche il Viale Alberato per esempio, un altro monumento menzionato anche in testi particolari, quindi così, ma io non,
non penso che la nostra Madonna è di serie B. Dipende molto da quanto ci siamo. Quello che riconosco anche con dei documenti così è che sicuramente la Madonna del Pilatello ha e continua a beneficare la città e i dintorni. E questo poi ognuno può anche verificare e approvare più di quello che posso dire io. Comunque ringrazio i frati in questa occasione perché hanno avuto, diciamo, la nostra proposta poco tempo fa. Io e Mario Zaccherini dell'Associazione per Passione siamo andati a parlare con i frati purtroppo la mattina che è successo il fattaccio, e quindi non è tanto tempo fa, e hanno accolto subito con molto piacere la nostra proposta, e questo è successo anche in passato con altre attività, per il FAI, per altre attività hanno accolto subito la nostra proposta, e mi fa molto piacere perché comunque hanno permesso anche questo scambio culturale e questa serata. Vi ringrazio ancora, ovviamente. Un piacere anche nostro.